E adesso apriamo la pagina dedicata all'emergenza trasporti, perché questa prima fase della stagione estiva è contraddistinta da tanti disagi che riguardano i vari settori del trasporto. Noi oggi andiamo da Angela Di Palma, che si trova al Vomero, davanti alla funicolare di Montesanto, perché Angela, anche per quanto riguarda il quartiere collinare e la funicolare in particolare, non mancano le lamentele. Sì, Marco, siamo al Vomero davanti, come tu hai detto, alla funicolare Montesanto e sono tantissimi i disservizi a carico dei mezzi di trasporto, soprattutto quelli su ferro, sotto accusa soprattutto il metro collinare e le funicolari. Sono molte corse, sono a rilento e tantissime, lunghissime sono le attese per i residenti che, diciamoci la verità, a 40 gradi di questi giorni non è facile aspettare anche oltre a volte 30 minuti. I residenti esasperati hanno persino raccolto delle firme per chiedere una maggiore attenzione da parte dell'amministrazione, soprattutto l'implementazione delle corse notturne. E poi tanti e tantissimi sono i turisti che affollano il Vomero, diciamo l'immagine che ne viene fuori dei mezzi di trasporto napoletani, partenopei, non è proprio delle migliori. Noi abbiamo ascoltato il presidente del Comitato Valori Collinari, Gennaro Capodanno, sentiamo cosa ci ha detto. Attese anche di 30 minuti per i viaggiatori che si avventurano sui treni del metro collinare. A questo si aggiunge il malfunzionamento delle funicolari che a giorni alterni effettuano solo corse dirette. Una vita difficile per i residenti del Vomero che tra sciopero dei taxi, treni a singhiozzo e trasporti su gomma rallentati dai lavori in corso sulle arterie napoletane o dai bus inesistenti sono sempre più costretti a fare affidamento solo sui mezzi di trasporto personali. La denuncia viene dal presidente del Comitato Valori Collinari, Gennaro Capodanno, che si dice preoccupato soprattutto per il prossimo anno, quando inizieranno i lavori di revisione ventennale della funicolare di Chiaia. Siamo molto preoccupati perché questi lavori di revisione che sono stati rinviati più volte, anno per anno, al momento ne sappiamo poco o nulla, nel senso che non sappiamo se l'ultima gara bandita dall'ANM ha avuto risultati positivi, se c'è una ditta aggiudicataria, anche perché alla fine questa ditta dovrà provvedere a fornirsi dei materiali a piè d'opera per poter iniziare i lavori. Se tutto va bene, essendo previsti 6 mesi di interruzione, rischieremo poi di avere per quasi tutto l'anno 2023 un servizio di trasporto molto ridotto. Ancora senza risposta invece la petizione dei residenti del quartiere collinare sul prolungamento dell'orario delle corse dei mezzi di trasporto su ferro. Oltre 3.200 le firme online raccolte per chiedere che venga ripristinato l'orario pre-pandemia per le funicolari di Chiaia e Centrale e del metro collinare fino alle 24 durante la settimana e nei weekend fino alle 2 di notte. A tutt'oggi l'ultima corsa è alle 22.